Era accaduto quando Manfrin aveva dovuto salvare in extremis su un tiro di De Stefanis col portiere milanista fuori dai pali, ma successivamente Nuciari si è dimostrato sicurissimo. Dopo l'uscita per infortunio di Venturi, partita durissima, il Milan ha preso il sopravvento. Battistini di testa prima e successivamente Serena avevano trovato la difesa siciliana pronta a salvare. Nel secondo tempo continuava l'offensiva del Milan, ma Piagnerelli era sempre pronto a dire di no, anche perché talvolta non si dimostravano decisi i rossoneri. Il gol tuttavia arrivava su un calcio piazzato, centro di Pasinato da destra e colpo di testa di Battistini. Addio Palermo. Dopo il primo boccone i rossoneri tentavano di completare il pranzo, ma a Manfrin il raddoppio, peraltro ben preparato, rimaneva sul gozzo. E poi Piagnerelli evitava il raddoppio sul calcio d'angolo. Questione di minuti tuttavia. Ci pensava il vecchio Damiani, tutta polpa e niente gelatina, a beffare il portiere Piagnerelli in uscita. Era il 2-0. Il risultato non diventava più rotondo perché incocciati, se i gol non li fa difficili, non si diverte.